Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di The Witcher 3 Wild Hunt. No, attimo, questo vendor secondo me è uno che abbiamo... infatti questo qui non l'abbiamo mai visto, vedete? Oh, questo vende gli anelli. $338. E anche le carte di Gwent. Compriamo. Dobbiamo comprare, abbiamo scoperto che bisogna comprare anche i doppioni. E poi dopo abbiamo anche scoperto che nelle trappole dei mostri, dopo che l'abbiamo fatta saltare in aria, bisogna bisogna prendere il loot. Ok. Guarda come la demanda. Eccolo qua. Contratto Jenny dei Boschi. Continuiamo l'esplorazione di Valenna oggi. Sono qui per avviso per Jenny dei Boschi. So the notice about Jenny of the Woods, you posted it, right? Oh, why? 'Twas me. You do it? You's a witcher, is you not? Straight off, a picture in me granny's book. Monstrum, or a portrayal of witchers. Remember like it were today. We be afeard of her. But Jenny of the Woods, what's she to you? Parliamo della mia ricompensa. Let's talk rewards. Questo è Aldermanno. So, how much would you wish? Facciamo 2,90. 2,89. Well, sounds right. Ma dai. We're just short. Will you drop it a bit? Quando abbiamo fatto 2,89. 2,79 mi sembra. Well, sounds right for Jenny of the Woods, but we're just short. Will you drop it a bit? 2,69. Solamente. Well, sounds right for Jenny of the Woods, but we're just short. Will you drop it a bit? Cioè un 5% in più. Oh, have it your way. Mamma mia. I'm on it. Know if anyone's seen Jenny of the Woods, could tell me more about her. Old Willem must have, but he won't tell you nought. He were weak of heart. We found him in the fields this morning. Cioè questo uccide la gente e non voleva spendere $30 in più. You might try Agneta. Lives at the end of the village. Agneta. Saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived three husbands, that one. Jenny of the Woods won't do naught to that wench. Ok, Jenny dei Boschi è sicuramente Agneta. Interroghiamo i testimoni, ma eccola qua, è questa. Sicuramente, scriviamoci il nome. Oh, I saw her. Saw Jenny of the Woods with my own eyes. Like I sees you now, Witcher. What did she look like? In detail, please try. Sicuro, al 100%. Truth be told, I didn't see her too clearly. It were growing dimpsy, and this pale shape loomed before me, mist-like. I comes closer, and the cloud thickened, and something like a visage came out of the mist. What did you do? What do you think, me love? That I'd wait to see the wraith in full glory? Ran to the village to tell folk what I'd seen. I see. So she appeared to you just after twilight? Important clue, thanks. You take care now. Beh, andiamo a chiedere a quella. Ma mi sa che non dobbiamo più interrogare i testimoni. Facciamo una cosa, ragazzi, visto che ci siamo qua. Questo qua però è fabbro, non fa le armature. No, questo fa le armature. Ma dai, ragazzi, questo fa le armature. Aspetta un secondo. Siamo arrivati a livello 10. Gabriel, the auto crank one-handed Gabriel ensures you get the first. Ok. Non ci abbiamo manco mai parlato con quest'altro. Però non c'ha le carte da Gwent. Ok, questo qua non serve a niente, però potrebbe creare le armature di livello 10. Mo' ci abbiamo $1,700. Livello 24, guarda qua. Quanti? Livello 9. Vediamo.
quelli che ci abbiamo aumentano, ragazzi, aumentano. Guanti da cercatore, il fondamento, probabilità di chimico è di meno, però aumenta di 6 l'armatura. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Oppure i pantaloni da cercatore. Questo vende il set da cercatore, ragazzi, che secondo me non è tanto buono. Aumenta un po' con l'armatura, ma quindi abbiamo anche scoperto che non tutti i fabbri fanno la stessa cosa. Questo qua già l'avremmo dovuto sapere, però, perché ce l'aveva detto un fabbro che non mi ricordo come si chiama, però aveva detto che a Novigrad c'è un fabbro tosto. Ispezioniamo i campi. Vediamo questa capanna qua, se ci sta qualcosa. Questo sta mangiando. Un po' di cuoio. Oh, guarda quanta roba che tiene questo. Aspetta, ma ce la rubiamo tutto. Manco un lingotto. Ok. Guardiamo per bene. Chi è? Delle tracce. Barefoot. Questi sono sicuramente geni dei boschi. A woman came through here. Barefoot. E questo, aspetta, lascia un'altra traccia. A piece of fabric, possibly from a dress, got snagged on the undergrowth. Stride indicates she was running. Probably why she tore her dress. Somebody chase her. Chi è che la inseguiva? Poi sono delle tracce di tipo diverso, forse. Oppure forse queste tracce andavano da questa parte. Sir, why we're up our noses in frights and horrors, imps, Samovillas, mammoons, flying drakes, pikes, oh, and bats! Aspetta. Quello qua. No, non è andata verso il villaggio. Couldn't outrun her pursuer. He stabbed her. Lui l'ha coltellata o gli ha tagliato la gola? Left the knife la gola. Dried blood on it. Could come in handy. Drag the body through here. Clear trail. Non esiste. Sono sicuro. Ci sta un lupo da qualche parte, però stanno là fuori. Il coltello, come si dice, è un indizio. Lugged the body all the way to the woods. Buried it here. Shallow grave. Murderer must have been pressed for time. Something's sticking out. Lettere trovate in una tomba. Eppure gli avevo detto che non volevo saperne di lui. So che non hai paura di Bokai, ma io sì. Sostieni di amarmi, ma non si tratta dell'amore che provo per te, bensì di un amore violento che mi fa paura. Bokai non ci lascerà mai in pace. Dobbiamo fuggire. Lascia la tua risposta al solito posto, la tua fedeltà. The scorned lover killed the woman, seems to me. A night wraith. Alderman probably knew the girl. I gotta ask him. Mo ci andiamo, ragazzi. Siamo arrivati qua. Facciamo un attimo questo accompagnamento di banditi. Dobbiamo andare a fare quelli con le frecce. E qua. Questa. Guarda, non era un segno dei witch. Oh, oh, attenzione, mi ho preso una cosa gialla. Questo mirai di ferro, schema, grifo, spada lunga di Novigrad. Questi erano di livello 9 però, eh. Controlliamo un secondo. No. 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 E no. Andiamo. Sicuramente questa è Jenny dei boss. Che è? Ma questa non è, come si chiama, Angiolina, quella che abbiamo parlato prima. Used to be wagon showed on market days, loaded with all kinds of fat, smoke, Questo si è messo dentro la casa.
finito. Ah no, bisogna parlare con questa tizia forse. Oh, quando una donna si ammanda la mandiamo nel bosco, quando una donna si ammala. What do you want? Conoscevi Zula e Bokai? Zula and Bokai. Did you know them? They must have lived in this village. Good God, he knows. Tis witchery. They disappeared, both of them, into thin air. We've not seen them a week now. I found the girl's grave and a letter. It's clear she rejected Bokai because she loved another. Zula and Ontan, aye. We thought they'd fled north to seek happiness there. Bokai departed round the same time. Ontan. So that's to mean our Zula's the wraith. Can't be. Such a good lass. And so pretty. Any idea where they used to meet? Well, can't say for sure. But the young'uns, they go to the clearing, mostly west of the village, past the fields. Zula. Good gods. Easy. Not at all. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. What do ye want? Aspetta, vediamo quanto sta lontano. Facciamo prima se andiamo a piedi, ragazzi, perché se chiamiamo Lucidia, intanto che ci saltiamo su e poi dopo ci scastriamo, ci mettiamo 30 anni. Sì, prendiamo anche questa. Okay. Occhio di corvo. Adesso vogliamo fare. Facciamo un attimo questo coso qua. Un secondo, giusto perché. Un altro accampamento di banditi. A posto. Spada, sempre spada lunga di Novigrad. E un altro bandito. Ok. E il tesoro. Ma no, ma mica questo è il tesoro. Possibile. Eh sì. Perfetto, trovo il luogo degli appuntamenti. Questo è brucia la lettera di Zula e il sangue secco sul coltello. Quando sta lontano quel lupo? Ah, sono lontani, sono lontani. No. The night wraith won't appear in daylight. Zula, non ti permettere. Aspetta, vediamo un attimo, controlliamo lo stadio, perché adesso mi sono dimenticato. Dove sta? Non era questi, dopo il pozzo. Geni dei boschi. Irden. Ah, perché la trappola magica dobbiamo mettere. Madonna. Ah, ha evocato dei ratti in un turno, ok? Vieni qua. Guarda là, c'ha di nuovo tutta la vita, come mai? Oh madonna. Siamo morti, ragazzi. Senza salvare.
Dobbiamo sicuramente essere più veloci quando facciamo. A night wraith won't appear in daylight. Gianni dei boschi. Livello 10. Ok. A night wraith won't appear in daylight. Non abbiamo cambiato Irden. Irden. Quando diventa così la dobbiamo evitare. Ok. E poi dobbiamo andare velocemente contro i rat qua. No, questa si riprende la vita. È sicura. È curata. Sono 3 rat. Si è curato un'altra volta, ragazzi. Vedete fino a quando sta nella trappola magica che diventa visibile. Quando diventa di fumo significa che è uscita dalla trappola magica e non la possiamo fare. Quindi dobbiamo continuare a ricastare la trappola magica, ragazzi, perché sennò vedete quando esce ci spezza. Ah no, un'altra volta i rat qua. Uno, due e tre. Trappola magica. Non ci dobbiamo fare colpire adesso che. Ok. No. Trappola magica. E qua Gianni di Bosco ci ha pigliato, ragazzi. Avevamo muore. Ragazzi, le 47.000 morti che. Quindi trofeo dal mostro. Le togliamo naturalmente. Spada dimenticata di Ran. Trofeo di Rat notturno. Riscuoti la ricompensa. Jenny dei boschi. Vediamo com'è l'arma. Spada d'acciaio. Quella che teniamo è meglio. Però vedete, quello lascia 25% di colpo critico, probabilità di usare stordimento, colpo critico e danni bonus colpo critico. La vendiamo. E poi dopo il trofeo dobbiamo vedere che cosa ci dà. Ma ce l'ha messo direttamente qua il trofeo. 5% bonus uccisione. Ah no, dobbiamo mettere smembramento. Perché ci cambia il trofeo automaticamente? Non mi sembrava una cosa buona. Ok. E Jenny dei boschi è andato. Comunque avete visto, i nemici sono diversi. Bisogna stare attenti ai, molto attenti alle strategie. Dove sta l'Alderman?
got to help one or the other. Eccolo qua. Greetings. Questo ci dai $230. Jenny of the Woods is gone. Got rid of her. $239. She'll not be back. No. I know how to dispatch night wraiths for good. Aye, of course. Your reward, as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Farewell. Geralt has ruled in the wilds. We've okay. Starved long past. Adesso scompare anche il segno. Non scompare il segno. Lasciami in pace. Ok, adesso è scomparso il segno. 249 corone, ok. Qua ci stava il fabbro. Il fabbro adesso non ci sta perché sta dormendo, quindi basta che meditiamo fino al mattino. Fino a mezzogiorno. Perché non posso farlo adesso? Forse perché stavo saltando. Perché annulla? Media fino alle 12. Adesso è uscito anche il fabbro. Così possiamo fare due cose. Let me have a look at your stock. Questo lo vendiamo, $152. E poi... Oh, guardate, questo c'ha due cose. Prima non l'avevamo visto. Prima mappa di Edin Grefloff. E questa? Seconda mappa di Edin Grefloff. Perché prima non ce l'avevo fatta vedere? Forse ce l'avevo fatta vedere io, non me ne sono accorto. Questo è un armaiolo principiante, tra le altre cose. Ripariamo... 42 sterline. Arrivederci. So long. Questo è fatto col segno, quel suono, perché abbiamo la mappa che adesso la dovremmo leggere, credo. Dove sta? Noi ne abbiamo solamente due, chissà quante ce ne vogliono, il gioco non ce lo dice mai. Salvacondotto, questo qua ce l'abbiamo fatto. Faccio tesoro, equipaggiamento della scuola del grifone. Non mi ricordo chi ha detto che bisogna l'armatura della scuola della vipera, qualcosa del genere. È buona. Ok. Prossimo, facciamo un altro contratto. L'essere delle paludi, naturalmente, non lo facciamo. Facciamo la vedova allegra. Così forse torniamo a Lindelvilla. Magari... Stava qua il teletrasporto, sì. Vediamo se ci troviamo i genitori di Gretka. Ci deve essere, non ci devono essere per forza. Eccola. Saziatore di tombe. Sono qui per quel lavoro. You're about the job. Seems you got a problem. Some graves get dug up. If that were only it. Every now and then, a vile beast had come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. But then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening? Think me daft. If you've monsters, you need a witcher. Bravo, questo ha capito tutto.
Parliamo della mia ricompensa. Let's talk about my reward. 5% sono 12 gold, 10% 24, facciamo 30% 36, 35, meno del 30%. Considering the job, I know a bit about these things. Vedrò cosa posso fare. Allora, bisogna andare al cimitero. Rutilia. Cosa? Faster. Allora, guardate qui, ragazzi. Se si prende due alte A, quella va per i puntini. Va con la guida automatica. Ma scusa. Scusa, qua abbiamo sbagliato tutto, ragazzi. Perché questo qua non è dove stava la miniera. La miniera stava da qualche altra parte. Che adesso mi sono perso. Qua ci sta il cimitero. Ma qua ci stanno i cani dentro al cimitero. Il cane è rabbioso. Ma che stanno uccidendo le lebbri, sti cani? Oh! No, 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 non ho mai sottovalutato la potenza dell'altro. Mannaggia la miseria. Ghouls dug up the graves. Then the stench of decay attracted wild dogs. But neither ghouls nor dogs steal kids. Prendiamo pure quest'altro cane. Usa per esaminare il cimitero. Andiamo qua dietro. Dopo andiamo dentro. Grave's been dug up recently. Smell of cadaverines old though. Overripe. Wonder where the stench will lead me. Non lo seguiamo l'odore di cadaverina, però voglio vedere prima una cosa. Qua dentro che ci sta? Ma va va! Pantaloni da cavallerizzo. Però pure questa tomba, vedete come è fatta bella. Questo è una specie di altarino. Ciao Mimmo, tanti auguri, buon anno passato e buon anno nuovo. Adesso stiamo giocando pure noi a The Witcher 3, Wild Hunt. Ok, seguiamo l'odore. È incredibile questo gioco. Dobbiamo scendere giù da questa parte. Scendiamo. Ma non penso che questo che... Ma questo è uno che stava qua così. Da quell'altra parte c'è una cassa probabilmente, però... Qua non vedo niente di rosso. Qua sì. Scendiamo un attimo qua sotto, ragazzi, questo è un ponte, ci potrebbe essere qualcosa di buono. Forse. Not your lucky day. Dobbiamo usare Queen contro l'orso. Meno male. Vabbè, questo però sei di livello 6. Muori. Vediamo che stava proteggendo. La caverna dell'orso tipicamente è corta, non è troppo lunga. E ci abbiamo trovato pure una spada buona una volta. Ci abbiamo trovato una cosa buona una volta nella caverna dell'orso. Guanti. Rosso blu. Possibile che non ci sia niente. Ma noi siamo entrati da là. E questa è un'altra uscita.
adesso è possibile che non ci sia niente. Questo era un orso che stava inguaiato. Ok. Poi. Ma possibile. Forse facciamoci rispettare la prossima volta. Non c'è assolutamente nulla. Ciao Shumi, buonasera. Mi sono... Ok. Andiamo avanti. Allora, qua ci stava la scia rossa. Perfetto, andiamo. Via, questa parte. Là ci sta una casa. Ragazzi, questa vedova allegra non me la conta giusta. Whatever filth lives here sure chose an unusual place for its lair. Esaminiamo. Creature can use tools. Means it's sapient or just plain clever. Ma non penso che è un umanoide. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Cosa di posso di potere, ma non abbiamo trovato più. È un sacco di tempo. Doing some cooking. This. Un femore di un bambino. Mamma mia. A grave hag. Collected the skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. I'll get it there. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Vabbè, portiamo gli scheletri al cimitero. L'unica cosa, aspetta un secondo. Ok, ci abbiamo. Il cimitero è abbastanza vicino, possiamo correre. Sta là sopra, no? Ok. Lo dobbiamo mettere dentro. Mamma quanto è brutto. Questo ci facciamo lo screenshot della puntata. Thief. Skulls he stole. My skulls. Ought to dig up his own. There she is. Right on cue. Strega del malaugurio. Questa è come una strega d'acqua. Ma probabilmente. Aspetta, questa qua è debole a intimi. L'abbiamo pure congelata. E diamola un poco. Mamma mia, è proprio brutta. Guarda, ci butta pure così di veleno. Ci ha pigliato con i cosi di veleno. E noi la diamo fuoco un'altra volta. Ci ha preso un'altra volta, buona, diamo fuoco ancora un'altra volta. Bella. Vai, vai. In questa lingua. Perché? Strega del malaugurio. Prendi un trofeo. Orecchio della strega dei sepolcri. Oh, Adam Date. Trofeo della strega dei sepolcri. Questo qua ce la mette direttamente su Rutilia. Dobbiamo vedere un secondo che roba è. Comunque queste streghe sono proprio brutte. Vediamo se ci sta il corpo da qualche parte. Cioè, guardate là, è proprio brutto brutto brutto. Mamma mia. Rutilia ti sei spaventata, vero? Aspetta, vediamo una cosa. Mi faccio vedere pure un'altra cosa. Rutilia, vieni qua. Da questa parte ti viene sicuramente. Non c'è il trofeo. Vediamo. E invece ce l'ha. Che non va bene.
Ogni volta lo dobbiamo cambiare. Dobbiamo mettere sempre questo qua. Smembramento è molto meglio. Allora, poi abbiamo preso una spada. Attenzione, questo facciamo un sacco di danno in più. Probabilità di colpo critico, probabilità di congelare, di congelamento. Mettiamo sicuramente questo. Poi, allora, intensità del segno non è buona, ragazzi. Le probabilità sono buone, sono proprio buone. E soprattutto vacillamento, attacco, avvelenamento, congelamento è buonissima. 3% di incremento. Giusto, dobbiamo anche vendere la roba per i cavalli. Cioè ne abbiamo 3, mi sembra, di... Ma da quante selle che teniamo? 25 e 25. Mi sembra che la selle la teniamo noi pure da 20, da 25. Sì. Ok, e dobbiamo vendere pure queste qua, perché il livello di panico del cavallo non la teniamo più alta, 40. Perfetto. Dobbiamo trovare solamente il mercante. Questo sta qua. E poi dobbiamo smontare quella, quell'altra cosa. Ci serve il fabbro. Ok, andiamo al becchino. Andiamo, lo teniamo. Tra l'altro nella puntata di ieri abbiamo anche scoperto che, come si dice, la tana di mostri, dopo che le fate esplodere, si può prendere qualche cosa, lascia pure della roba, lascia un sacco di roba. Ok. Ci serve un vendor. You're about the job. And? It's taken care of. It was a grave hack that dug up the graves and snatched the child. Oi. So, how is the little tyke? Morto. Child's dead. Oh, c'è rimasto il femore. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. E abbiamo finito. Stiamo facendo un sacco di soldi. Meditiamo un attimo fino a mezzogiorno. Comunque dicevo, l'attore che ha fatto la prima serie di The Witcher su Netflix è proprio, non è cosa sua di fare l'attore, comunque almeno secondo me è proprio scarso. È stato proprio brutto quel ieri sera rivedere The Witcher. Pure la prima volta è stato brutto, però pensavo che adesso, con un sacco di cose che avevo imparato, era meglio. Ragazzi, col peso ce la facciamo ancora. Ci abbiamo un sacco di soldi. Andiamo avanti nella nostra... Allora, i contratti da Witcher mi sa che non ne possiamo fare più, perché ci sta questo qua. Però è di livello 12, per adesso non credo che è cosa. Ingrandisci le scritture sotto. Ah, aspetta, lo so come si fa. Tipo così. Così vedete meglio pure voi. Ok. RT ci dà pure le nostre statistiche, guardate. Aspetta. Guardate, tempo di gioco totale 20 ore e 2 minuti. Stiamo 20 ore dentro e non abbiamo visto niente, secondo me. Però in realtà credo che le ore di gioco, come le conta questo, sono diverse dalle ore di gioco effettive. Perché questo qua, se per esempio moriamo e ricarichiamo, non credo che le conta. Ok. Mo' dobbiamo andare... Qua non ci andiamo, perché questa è una gente di livello 18. Prendiamo Rotilia. Just sent Granddad for some joy brushwood.
E andiamo di qua. Qua già, questo è il cimitero. Dobbiamo. Questa qui è la caverna dell'orso. Andiamo a fare questa parte qua. Così facciamo questa, questa e questa. Tutta la parte a destra più o meno è fatta. Ci rimangono solamente queste due cose, però c'è un poco di paura perché questa c'è gente di livello 18. Ok, vai Rutilia. Appena vediamo il prossimo dialogo ci accorgiamo. Queste torrette di guardia. Solo che adesso abbiamo, come si dice, abbiamo aggiornato quell'altra arma, no? Questa qua. Allora questo. Oh, you witch fucker! Ho parato. Forse non si può parare, ragazzi. Io, questo qua quando. Ci ho dato una spada gialla. Forse quando è troppo pesante l'arma del tizio non si riesce a parare. Ok, probabilmente dobbiamo salire qua sopra, eh. Questo stava di vedetta e l'hanno fatto fuori. Tutte riparazioni. Okay. Accendiamo qua. E questo è andato. Prossimo, questo qua è una tana di mostri, sicuramente. E questo qua è un posto da un sito da liberare. Rutilia, andiamo. Faster. Oh, pure il cervo. No, no, quella va. Oh, mi sa che è quella montagna, ragazzi. È questa montagna? È questa montagna. Accampamento di stanno tutti con le frecce. Aspetta. E qua. No. Ma chissà che cosa è esploso. Secondo me è esploso il. Ci stava una di queste botti che era esplosiva. Curses. Come on, come closer. A posto. Dardo multiplo, ne abbiamo presi un sacco di dardi multipli. Quegli altri due chissà se riusciamo a prendere. No, forse sì. Uno sta qua, l'altro sta qua. Perfetto, ho fatto anche questo. Meditiamo perché siamo messi male. Dobbiamo andare. Che è successo? Ci hanno attaccato. Questa cosa è brutta. Secondo me ci sta pure quella guerriera, ragazzi. Non ci sta quella guerriera. Aspetta, aspetta, saliamo proprio qua sopra. Ci sta il fuoco, mica queste qua vengono dentro al fuoco. Continuiamo la nostra meditazione. Ma una cosa, le pozioni di rondine non si possono aumentare o sono tre e basta? Rutilia, come hai fatto a salire da sopra? No, questa è una cosa incredibile, Rutilia.
Ok, questo è l'ultimo pezzo, ragazzi. Poi dopo continuiamo con le missioni. E poi dalla prossima puntata. Chi è? Rinnegato. Un altro campo. Ah no, questo è un sito da liberare. È un sito da liberare. Ok, venite qua. Con quello ci ho caricato la balestra. Oh. Ci ha provato. Okay. Witcher, folk can say what they will. Me, I'll never forget what you did for us. Rune. Oh, attenzione, c'è un erborista. Possiamo vendere un po' di roba. Come sparisci? Aspetta. Ok, erborista, dove sta l'erborista? Eccola qua. Eccolo qua. Che poi tra l'altro potrebbe avere pure le carte da Gwent. Got anything interesting? Non tiene niente. E tiene. Sta pure inguaiato coi soldi. Farewell. Andiamo a vedere quest'altro vendor. Questo è più probabile che tiene roba da. Questo è mercante. Che tiene le carte. Wouldn't mind a look at your stock. Ciao Attila. The Witcher 2 è la seconda serie. O proprio The Witcher 2. Comunque dobbiamo mettere sul canale l'introduzione di The Witcher 1, perché è bellissima. È qualcosa di incredibile. Allora. Slow. No, però non voglio fare spoiler, quindi non vi dico niente. Però è bello, è veramente bello. Allora, qua ci sarebbe l'equipaggiamento della scuola del grifone, mentre quella della vipera, scusami, dove sta? Ma possibile? Ah no, erano gli schemi dei pezzi della vipera. Perché io li vedo molto bene. Guarda qua che... questo è un quadro, questo gioco. Veramente incredibile. Allora, vediamo un attimo... E poi anche questo testo qua, forse su YouTube si vede piccolo, ma a me si vede molto grande. Dobbiamo andare, missioni secondarie. Avevamo detto che volevamo riparare i 3 santuari danneggiati, così andiamo un po' in giro. Esatto. Vediamo un attimo dove ci porta. Uno sta proprio qua. Però ci dobbiamo teletrasportare a un crocevia. Quello più vicino è questo. Guardate qui che strano. Qua ci fa vedere il mercante. Mo che ci spostiamo non ce lo fa vedere più. E soprattutto non ci fa vedere... come si dice? Non abbiamo messo il segnalibro. Ok.
Non c'è modo per vedere la mappa ai mercanti, che non è una cosa buona, perché quando ti serve qualche cosa o te lo ricordi oppure devi andare a tentativi con i teletrasporti. Ok. Dove dobbiamo andare? Abbiamo detto qua, a Dwenhen. Tra le altre cose stiamo mettendo anche i capitoli sotto tutte le puntate di Assassin's Creed Valhalla. Destroyed this one too. E ci metteremo diverso tempo, però così perlomeno è navigabile il let's play. E quando mi chiedono le cose, manco io so dove mettere mano. Ok, questo qua l'abbiamo fatto. E poi ce ne sta un altro santuario. E sta qua sotto, dobbiamo andare a stradine. Eccolo qua. Però qua ci sta uno e due cosi. Questi qua sono due accampamenti di banditi, sicuramente. E poi ci sono queste due tane di mostri. Quando siamo lontano? Ma facciamo una cosa. Andiamo a stradine. In quelle due tane di mostri ci sono sicuramente due cose che non abbiamo preso, quindi la... Ma com'è? Mannaggia la miseria, ma questo è pazzo! Livello 23. Lutilia! Vieni qua, prima che arriva quell'altro. Ma forse mi ha preso a pietà quello là, perciò non mi ha attaccato. Ciao Diru. Allora facciamo così. Qua stanno siamo a livello 24. Ma secondo me qua non ci possiamo azzeccare, ragazzi. Ma facciamo una cosa, mo al massimo sacrifichiamo Rutilia. Se vediamo che i numeri troppo alti. Come on. Guardate qua che posto. No, non ci andiamo così, che qua andiamo a fare il giro da sinistra, che qua escono dei numeri altissimi secondo me. That's it, Roach. Vediamo. Ah no, 7. Ah, 7 si possono fare, dai, scendiamo. Dove sta? Ah, queste se ne scappano pure loro, non è che... Giuro che tengo un poco paura per andare là sopra, che magari questi sono solamente ads. E qua sopra ci sta, guardate questo posto, ma perché è così? Ancora non sono andato a Novigrad. Siamo andati giusto qua a Ox qualche cosa. Perché non ci mette il nome del paese? Oste Ox qualche cosa, dove ci stava Tamara. Questo è il tesoro. Vediamo se ci sta qualche altra cosa di interessante. Comunque è veramente incredibile. Veramente non ho parole. Ochsenfurt. Esatto. Ma questo è uno grosso, no? Oh, questi sono quei due piccolini che prima se ne sono andati. Chissà perché scappano. Ma forse vanno da Rutilia. Ragazzi, ma non ci dovessero fare. Non mi permettete proprio.
non le facciamo. Lui dirà di essere spaventato. Dobbiamo andare. Aspetta un secondo. Allora, io ho paura pure di andare qua, però stiamo vicino a qua, ma facciamo la quest e poi dopo andiamo a vedere quell'altro passo come stiamo messi, va? Questi qua sono banditi. You the ones destroying shrines all over Valin? What's that got to do with you? What's it got to do with you? We are the heralds of lightning. Heavy drops from leaden clouds. Unleashed, the lightning's name shall be Overman. Questo non sta bene, sta fumato. Non temete rinare gli dei. Comunque, i dialoghi mi sembra che sono gli stessi. The gods are dead. We but dispose of their rotting remains, the dying embers of superstition that harms. Great. Need a favor, though. You gotta clean up after yourselves here. Then go back to wherever you came from. Dispose of those embers there. Religion is the opiate of the masses. Questi dobbiamo riempire di mazzate. Dead. Thus speaks Master Friedrich of Oxenfurt. Religion and the priests, not the gods. Questa continua questa quest. Enslaves us in fetters of ignorance. We must forge a new morality, or rid ourselves of morality altogether. Non posso lasciarvi danneggiare i santuari. No, o siete di livello 14, oppure siete morti. Repression! Attack the system's lackey! Any last words? Guardate, teniamo pure... Perché non caccia l'ascia? Studente. Guarda là! I guanti del cercatore, questi qua non ci servono. Sono gli stessi, perché non ha ingrandito? La difficoltà stiamo giocando sempre a quella là. Vabbè, comunque vanno bene, Mimmo. Stiamo morendo diverse volte. E stiamo giocando alla difficoltà prima della difficoltà maggiore. Stiamo giocando, credo, a difficile. Aspetta, vi faccio vedere che l'abbiamo visto anche prima come si faceva. Opzioni, impostazioni di gioco. Lacrime e sangue. Siamo morti. Dove siamo morti? Siamo morti al rat. Siamo morti al grifone. Siamo morti diverse volte. Sito abbandonato. Go. Però sito abbandonato. Qua stanno i pirati. Quello sta senza. Lo dobbiamo fare. Questo tiene pure il. Aspetta, cominciamo a mangiare. Questi non saranno di livello molto alto. Il problema sono gli arcieri, ragazzi. Dobbiamo stare. Eccolo qua. Gli arcieri. Però forse se ci mettiamo qua dietro. Andiamo. Eccolo là, l'arciere. Vieni qua. Un arciere è andato. Per qua li facciamo. Gli diamo fuoco. Tu. Sicuramente c'è un arciere. Ok. Gli umanoidi sono molto più semplici dei mostri, da fare. Andiamo tutto. Una cosa che non mi piace è che il tasto per prendere la roba e quello per rotolare in combattimento sono lo stesso tasto.
E il gioco si rincoglionisce un sacco di volte. Ci sta ancora qualcun altro. Eccolo là. Poverino, questo era l'ultimo, no? Qua forse ci dà pure il porto. Comunque una cosa che non ho capito è come fare a prendere più di 3 pozioni di rondine. Facciamoci un giro, ma se forse... Approdo paludoso. Scusa, non ci dà il porto qua. Però forse o ci dà... Come si dice? O ci dà il porto o ci dà il... Cioè, aspetta. C'è il vendor. Eccolo qua. O ci dà il teletrasporto via terra. Mostrami le merci. Wouldn't mind a look at your stock. Anzi, qua per fare una carta del cosa è impossibile. Però ci deve essere il... come si chiama? Anche il teletrasporto ci sta. Usciamo da dentro, esploriamo il perimetro, perché tipicamente è possibile... Vediamo qua dentro che ci sta. Baule. Ok, un po' di soldi. Un altro baule, due bauli. Qua non ci sta niente. Non ci sta niente. Però alcune volte dentro queste case ci troviamo della roba buona. A parte i lingotti che abbiamo trovato, però abbiamo trovato un sacco di volte, cioè diverse volte, delle formule. E qualche volta pure degli schemi. Forse sta qua il cartello. Che strano. Non c'è il teletrasporto. Cioè, in tutta questa cosa l'unico modo per teletrasportarsi è a stradine, che ci sta qualcosa di livello 24. Ok, facciamo una cosa. Andiamo un attimo qua. Chiamiamo Rutilia. That's it, Roach. Questo purtroppo è una scemenza che abbiamo fatto, mannaggia la miseria. Che non abbiamo preso le tane, la ricompensa delle tane dei mostri. Questo è il gol di livello 24. Mannaggia la miseria, Rutilia! Saltalo il cancelletto! Quella di livello 12, quell'orso. Questi due stavano dentro la grotta. Quelle due tane dei mostri. Oramai sono andate. E a questo punto interrogativo sono ragionevolmente certo che si sta spostando. Però mi sa che questo posto qua è un poco troppo alto per il nostro livello. E se vi ricordate... Mi sono nascosto. Oh, qua possiamo andare. No, infatti è proprio rimbambito Rutilia. Ok. Oh!
Perché il punto interrogativo si stava muovendo? Chi lo sa? Dobbiamo fare a quegli altri. Stiamo morendo pure. Se ci cominciano. C'è quello che ci butta le frecce, dobbiamo fare quello prima. Mangiamo pure un po' qualche cosa. E poi il capo dei disertori. È rimasto solo lui, no? È morto? È morto. Ci stiamo. Ah, qua c'è un tesoro nascosto, perfetto. Appunto di razziatore. Nuova missione. I mostri in mostri. Lo scudo l'abbiamo usato un sacco tra le altre cose. Come mai? Mi sa che quello era il. Ok. Mannaggia la miseria, ragazzi. Dobbiamo fare così. Inventario. Lascia. E lascio. Dobbiamo andare un'altra volta dal fabbro. C'ho una incredibile idea. Andiamo a fare un attimo questa cosa qui. Bottiglia. Wind's howling. Il vento ulula. Perché stai dicendo questa cosa qua? Dovremmo anche meditare tra le altre cose. Abbiamo una sola pozione di rondine. Questo qua già l'avevamo incontrato, ragazzi, questo soggetto. Mettiamoci questo indicatore qua. Sempre quando eravamo venute da stradine. Questo ci sta inseguendo. Bottiglia. Qua devono mettere indicatore di paura detecchizzato. Se sono una... livello 13, perciò non l'abbiamo fatto questo, ragazzi. Al momento indicatore di panico detecchizzato è proprio al massimo. Non è proprio cosa qua. Tanto ci dobbiamo tornare a stradine. Quindi ora facciamo una cosa. Mettiamo un segnalibro in un posto più cristiano, tipo qua. Esatto. Vai, vai. I cervi, andiamo per di qua. Ok. Dovremmo essere salvi. Come mai qua c'è una salita? Ah, qua dove... Ok. Perciò quello aveva detto il fatto del vento. E poi a un certo punto qui sulla mappa è uscito un'icona del vento che non mi ricordo a che serve. Comunque, dobbiamo andare dal fabbro. Ecco, vedi, mo, per capire dove sta un fabbro, a mezzo bosco mi sembra che non ci sta. A Ramo Nero sicuramente ci sta il fabbro. Però mi sa che l'avevamo lasciato senza soldi. Al Nido del Corvo ci sta il fabbro, però. Andiamo a Ramo Nero. A Ramo Nero non ci sta il fabbro.
Vediamo un attimo tra le missioni da fare che teniamo ancora. Pugni furiosi. Contratti da Witcher abbiamo finito. Sì, perché questi qua non ce la facciamo a farli. Caccia al tesoro. Questo qua l'avremmo potuto fare. Dobbiamo fare due caccia al tesoro. Allora facciamo così. Non ce la facciamo fare la caccia al tesoro. Facciamo due cose. Facciamo la partita. Una carta unica dal barone. Allora, visto che dobbiamo andare dal barone, andiamo. Davanti al barone ci sta il fabbro. Dove sta il barone? Da qua. Però lo facciamo in una maniera intelligente. E don't object to your white mug. Mamma mia Rutilia, però come ti vai a ingastrare tu? Intelligenza artificiale di Rutilia, è proprio qualcosa di incredibile. Ok. Qua ci dovrebbe essere il fabbro. Perché sono usciti questi segni strani? Allora. Wouldn't mind a look at your stock. Innanzitutto dobbiamo smontare. Smontiamo questa qua. Così recuperiamo pure tutto il resto. Poi vendiamoci tutto quello che abbiamo. Questo non ci è arrivato niente di nuovo. Ho sbagliato. No, ho fatto bene. Questo vendiamo. Dobbiamo vendere pure la roba di Rutilli, eh. Questa e poi tutta sta roba qua che pesa pure un sacco. No, questa non pesano tanto i para occhi qua, però questi pesano 6 kg l'uno, peselle. Perfetto, visto che ci siamo ripariamo pure l'armatura. 107. So long. Belen è una sfida, ragazzi. La difficoltà è calibrata, credo, molto bene. Infatti, dobbiamo. Infatti, secondo me, qua dentro non ci siamo mai entrati. Perché non si può entrare. Ragazzi, ma facciamo così. Dobbiamo fare la partita a Gwent contro il barone. Il barone sta qua dentro, no? Eccolo là. Quindi salviamo. Così se qualcosa ricarichiamo. Se state vedendo la partita, significa che abbiamo vinto. I'm listening. What do you come to me with? Giochiamo a Gwent. Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. How's that for enticement? Giochiamo. Let's lay him down. Ma scusami. Perché questo qua non sta nella mia collezione di carte? Ci abbiamo 25 carte.
dobbiamo togliere. Aspetta. Fatemi vedere un secondo. Allora, questi qua non ce ne sta nessuno buono. L'avevo pure aggiornato il. Questo non ce ne sta nessuno buono. Ah, perché abbiamo comprato le carte nuove. Ecco perché è uscita quella. Solo che adesso abbiamo 26 carte. Ragazzi, vedete questa tutta sta roba? Prima sereno ce ne serve uno solo. Di tutte queste roba qua ce ne serve una sola. E nebbia impenetrabile non ci serve perché l'abilità del nostro comandante mette prendere una carta nebbia impenetrabile. Ok. A posto. Come si fa a iniziare la partita? Mo? Cioè inizia la partita. Inizia l'avversario, non è una cosa buona. Scegli una carta da scambiare. Morsa del gelo. Morsa del gelo è quello là per quelli per la prima fila. Togliamo questo qua. E poi per giocare mica le devo scambiare. Ok, iniziamo. Turno dell'avversario. Io non capisco quando è nel secondo turno che si deve. Questo qui tiene una cosa che dice. Come si fa? Zoom. Va collegata accanto a una carta con lo stesso nome. Raddoppia la forza di entrambe le carte. Quindi questo qui ha messo. Ok. Noi mettiamo un arciere di livello 5. Ok. Nella. No. Un arciere di livello 5. Ok. Vai. Meno male. Sono nell'avversario. Oh, ne ho messi due. Bravo barone. Ragazzi, qua la dobbiamo giocare la carta clima. Vai. Allora io direi adesso di giocare una di queste qua. Noi abbiamo 7 carte ciascuno. Dovremmo essere in enorme. No, non siamo in enorme vantaggio perché quello è un altro razziatore. Passiamo. Perché giocare rutili non è cosa. Noi abbiamo due di questi e vinciamo quasi sicuramente un round. Usiamo la carta comandante. Siamo sempre in vantaggio. Allora, vediamo che cosa fa questa carta. Siamo in forte svantaggio al momento, quindi se usiamo questa qui, peschiamo due carte e poi passiamo. Questo è il consiglio di Diru, che è stato un ottimo consiglio. Adesso abbiamo 8 carte contro 5. Però ha fatto pure lui la stessa cosa. Abbiamo 8 carte contro 6. E siamo 13-8. Passiamo. Turno dell'avversario. Oh, ha giocato una carta. Sta pescando. Sta pescando ancora. Oh, io ma il barone ne sa una più del diavolo, eh. Hai riportato le carte 8-8. Ok. Il nord pesca una carta in più. Ok, dobbiamo giocare questo qua. E poi passiamo. Morale alto. E poi passiamo. Però lui c'ha 9 carte e noi ce ne abbiamo 8. Siamo morti, ragazzi. Come si fa a pescare dal cimitero, scusami?
c'è qualche carta, questa qua. Scegli una carta dalla tua pila di scarti e giocala subito. Però se la giochiamo, gli diamo un sacco di punti a lui. Giochiamo questa qua e vediamo che succede. Catapulta. Mettiamo un'altra catapulta. Fino a quando lui mette catapulte, mettiamo pure noi catapulte. Perché credo che se poi mette un effetto clima per le catapulte, fin quando stiamo vincendo, ragazzi, dobbiamo andare così. Secondo me. Pioggia torrenziale. Vedete, però le catapulte se le prese in saccoccia pure lui con le catapulte. Mettiamo questo qua e dovremmo passare in super vantaggio. Ma come riducono in cenere? Barone. Intanto mo si deve giocare fino all'ultimo. Ok. Questa purtroppo è catapulta, la dobbiamo mettere per forza qua. La carta con l'occhio. Spia, questa qua è la carta più forte che ci abbiamo, perché noi peschiamo due carte e gli diamo solamente un coso a lui. Uno dell'avversario. Pioggia torrenziale. Viaggio torrenziale non ce ne importa. Lui c'ha una sola carta. Abbiamo sbagliato? Abbiamo vinto contro il barone, ragazzi! Ma dai! Al primo tentativo, barone, ci hai provato, eh! Abbiamo spezzato, ragazzi. 13-10. 1-0, 13-8, techizzato. Come si dice? Game, set, match. You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boat builder in Oriton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill last I heard. E ce ne siamo andati dal... There's a lad. About as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. Ah, adesso ci dà le altre quest per giocare a Gwent con le altre persone, tra cui ci sta l'indovino, vedete, giocatori di Velen. Parliamo un'altra volta col barone, sfottiamolo. Abbiamo preso... sì, non lo possiamo sfottere. Ah. Potevano metterci una di dialogo, Bruno, bisogna ti devi allenare un poco di più. Ok. Ragazzi, a questo punto, visto che abbiamo vinto al primo colpo, credo che facciamo un'ultima cosa. Proviamo a fare questo. Gare Nido del Corvo. Questa è la gara... questa è la Rutilia, la gara di corsa con Rutilia. Mangiamoci un po' di carne cruda, sin dando che arriviamo là. Aspetta, ma Rutilia, fermati, sappiamo due volte Rutilia. Aspetta, slow now. Due volte Rutilia galoppa con la
un pin e poi dopo parte e cammina da sola, vero? Ok. Come? Questa guida automatica non funziona tanto bene, Rutilia. Le curve a 90 gradi non le riesce a prendere in maniera automatica, vai. Funzionano meglio quelle di Assassin's Creed. Più o meno. Ma perché sei andato da questa parte? Dovevamo controllare la mappa, ragazzi. Però questo dice 50 passi, quindi dovremmo esserci quasi. All right. Who else is racing? Aspetta, forse bisogna parlare con questo tizio. Radical. Aye. Long as it's short and to the point, because I don't wag my tongue for jollies. They call me Radko. I arrange the horse races here. You must have heard talk. Wanna try? Say the word. Don't sod off. Registrami, registrami. Sign up. Don't need no signing. Long as you're here come sunset and bring gold for the betting. Ah, finally here. Rules are simple. Choose a winner, make your wager, then ride to Black Baron back. First the winner, second the bleeding cunt. Got it? So, who are you gonna race? Struttering Matko, Iron Arse Hands, or Black Bogdan? Fino a Ramonino, aspetta un secondo. Ho cambiato idea. Changed my mind. Don't really want to race. Have fun without me, gents. No, fermati però. Ah, questi qua sono i tre. Allora, mappa del mondo. Io penso che dobbiamo fare così. Ramo nero, ci mettiamo il segnalibro, così sappiamo dove dobbiamo andare. Poi, salviamo la partita, perché se perdiamo i soldi è peccato. Ok. Dr. Radical, he's the one that sets the race. Good day, grey one. So, who are you gonna race? Ok, Matko. 50 dollari, ragazzi. A meno che non ci imbrogliano, ce la dovremmo fare. Fuck it. Come on, let's set the wager and get racing. Come ci fa partire direttamente sul Rutilia? 4, 3, 2, 1, vai! Rutilia! Ma scusami. Ah, forse quello è il passaggio obbligato. Dobbiamo seguire la linea nera. Ok. Aspetta, andiamo più piano. Ma figurati se non ci dava la quest questa. Ok, abbiamo vinto $50. You seem to know horses as well as you do monsters. Here's your gold. And if the urge to race again grabs you, come see me. All right. Who else is racing? Ragazzi, dobbiamo andare a vedere un attimo dove stava quella con la quest. Eccola qua. Se no la perdiamo, perché già abbiamo perso una di queste. Cazzo, ci ha dato anche una sella. Chissà se c'è anche un modo per imbrogliare. Move it. E dobbiamo vedere pure se quella sella per caso ci dovesse dare più vigore.
Questo non è Dolores. What's the matter? A monster bothering you? Nay, a ghost. Però un po' che ci assomiglia. Dimmi di più. Can you tell me anything more? You see, Jacamar haunts my dreams. Jacamar's my husband, or was till he died at war. He stands by me headboard and wails. So many years apart, I've such woe in the beyond. Come join me. I say, I'll come, Jacamar, but when the gods summon me, not before. Then he says, leave your wedding ring by me grave. Dobbiamo andare a portare l'anello di questa sulla tomba del marito. Were the woods not so terrifying? So, I thought to myself, maybe you. Basta che non sta a stradine. Sicuro che sei il fantasma di tuo marito. He's saying I can't. Dici la verità. I'm old, but I ain't gone daft yet. Not what I meant. There's wraiths that deceive. Assume the form of dead loved ones. Trolls, for instance, or dunnies. Nay, I'm sure this is Jacamar. In my dreams, he spoke of our nuptials. How we danced at Bellatane. How the Redanians killed him at Rhind. Rhind? You've either mixed something up or you're very old indeed. Battle happened 80 years ago. Oh, why? Slip of the tongue. Meant to say the Battle of Rivia. D'accordo. Be glad to help. Where's Jacamar buried? A little cemetery near Blackbow, in a grave neath the old tree. Here, take me ring. Once you've laid it down, come to me for your reward. We live in a hut in the middle of the village with my granddaughter, Lessie. Now, where the hell? Strange. Estrema unzione. Ragazzi, estrema unzione la facciamo nella prossima puntata. Nella prossima puntata continuiamo a fare le missioni che riusciamo a fare. Adesso concentriamoci un secondo e vediamo queste altre due gare, va? L'unica cosa che mi è venuta in mente, questo ci ha dato una sella, bisogna vedere se la sella che ci ha dato tiene più vigore della nostra. Vediamo un secondo. Mi sa di sì, perché è più bella. 40 vigore. Naturalmente salviamo di nuovo. Imbrogliamo, ragazzi, non me ne importa. L'hanno fatto apposta. So what'll it be? Gonna race or not? Eh certo, registrami. Wanna sign up? Don't need no sop. Ok. Good day, grey one. So, who you gonna race? Anzi, chiappe d'acciaio. Sembra $50. Let's see how that iron ass holds up. Come on, Hans. Spent half my life on horseback. Other half on the backs of ponies. You can't beat me. Come on, let's set the wager and get racing. Yep. Ma chissà se la strada... Perché anzicappe d'acciaio va da quell'altra parte? Possiamo decidere... Ma forse sa, questa cosa significa che sta venendo a piovere. Nelle curve dobbiamo andare al trotto, ragazzi. Così andiamo veloce senza consumare tanta tempra del cavallo. Vediamo. Mica è arrivato prima. Secondo me si è perso. Anzi, chiappe d'acciaio. Nice. You seem to know horses as well as you do monsters. Here's your go. Rimane l'ultimo. And if the urge to race again grabs you, come see me. All right. Who else is racing? Vediamo se c'è da un'altra sella.
Sella, hai. Ci ha dato, stavolta ci ha dato le borse da sella. Che secondo me però... Ah no, forse sono meglio. 30, no, non sono meglio, 25. Ragazzi, al Nido del Corvo si comprano queste borse da sella, costano $300. $370, qualcosa del genere. Però sono buonissime. Che peccato che non ce l'ha dato. Forse l'ultimo ci dà i parocchi. Ok, rimane l'ultimo, salviamo. Come si chiamava l'ultimo? Non mi ricordo. Registrami. Okay. Good day, Grey. So, who are you gonna race? Bogdan il Nero. Sempre 50. Ride against Black Bogdan this time. Take you for a ride, all right. Come on. Let's set the wager and get right. Mount up. Go! Arudilia. Perché ha rallentato? Imbroglia pure quest'altro. Qua rallentiamo e andiamo al galoppo, al trotto. Soldato. Rutilia, sei una cretina. Rutilia, abbiamo perso il checkpoint. Ma va. Ricarichiamo. Unearthly witcher senses. They prattle on about them. Yet you just got outrun by a... Ma non esiste proprio. Ma per colpa di Rutilia, dove sta? Slot di salvataggio manu... Ma cosa di pazzi? Imbrogliamo. Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciao Attila, buonasera. Ma Rutilia è proprio una cosa impossibile. Mo che finiamo il gioco? La portiamo dal macellaio, la facciamo squartare. Until Kira gave him a new lead, the crones of Crookback Bog. Proprio la facciamo a pezzettini. Carne di cavallo per una settimana, ci mangiamo. Want to sign up? Don't need no signing. Ok. Good day, Grey One. So, who are you gonna... Sempre Bogdan il Nero. Ma chissà se partiamo, se andiamo da quell'altra parte. Ok. Va bene, come dici tu. Naturalmente, se state vedendo questa gara, significa che l'abbiamo vinta. Però eravamo... Perché non parti? Rutilia! Mannaggia la miseria. Ok, mo dovrebbero lanciare i barili, no? Perché non lanciano i panini? Ok, qua rallentiamo prima e poi andiamo al trotto e poi dopo acceleriamo perché ci abbiamo quasi tutta la tempra. Sono stato spostati e adesso abbiamo guadagnato un sacco di tempo sul ponte. Quello però ci sta le calcagna. Secondo me dovremmo rallentare un poco. E qua? A destra. Ok, qua a sinistra. A sinistra. L'abbiamo quasi fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Take it easy. Non è il gioco che ti fa partire leggermente in ritardo, è Rutilia. Ok, mo ci dai i cose che si mette davanti alla testa a fondarsi. Naturalmente sto scherzando. Allora. Rutilia, senza che fa che ti guardi, che ti giri da quell'altra parte.
Se ti pensi che non te ne, che non me ne accorgo. Ok. Vediamo questa. Ma questa è uguale a quella che teniamo. È peggio di quella che teniamo. 20 livello del panico del cavallo. 40 livello del panico del cavallo. Però abbiamo completato la quest, ragazzi. Guarda. Rotinia. Ti faccio fare a pezzettini. Poverino. Ragazzi, detto tutto ciò, noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao!